Ma buongiorno, bentrovati, bentornati nel canale di Patrizia. Allora, oggi vi faccio l'unboxing di Faberlic Campagna 10, eccolo qua, il catalogo della campagna in corso che vede tanti saldi, tante novità interessanti e il lancio della nuova linea Skin Skills, di cui io ho preso un prodottino che ora vi illustrerò. Allora, sono iniziate le vacanze estive, vi faccio vedere velocemente quali sono le cose più interessanti da non lasciarsi sfuggire in questo catalogo. Iniziamo subito con la cipria, questa in offerta a 9,99 euro, si chiama Wet and Dry Perfect Me e io l'ho presa, è una cipria impalpabile che dà un effetto matte, può essere usata sia asciutta che bagnata ed ha un suo apposito sfumino, ma si può utilizzare anche un qualunque pennello o una blender, ad esempio è una cipria valida, io l'ho presa nel colore più scuro, il color beige e poi ci sono tanti rossetti nuovi che vengono scontati o di nuovo lancio. Tutti, tutti in offerta. Ricominciamo a togliere le mascherine, quindi anche se dovete stare attenti quando ci sono, insomma, gli assembramenti all'aperto, però si può ricominciare a sfoggiare, insomma, un po' di trucco. E vediamo anche dei prodotti per il make-up tipicamente estivo, cioè unghie molto molto colorate. Poi continua la promo Faberlic, 70% di sconto su un prodotto a piacere per chi fa ordini continuativi. Ci sono insomma tante tante offerte, vediamo se riesco ad arrivare subito a quello che volevo farvi vedere, e cioè il lancio, eccolo qua, di questa nuova linea. Dunque, Faberlic, questa campagna lancia diversi, ben quattro device per fare a casa propria una skincare come dall'estetista. Ognuno ha uno scopo diverso e molteplice, cioè ognuno di questi mira a risolvere un particolare problema e ha più di una azione. Sono dei massaggiatori, delle luci LED, della pulizia profonda, molto molto innovativi. Ad esempio, guardate questo che mi intrigava molto, però ora non l'ho preso, che è praticamente un gua sha elettronico, cioè un device per fare il massaggio facciale, liftante, drenante, secondo la metodologia della medicina tradizionale cinese, che si chiama appunto gua sha, che è quella pietra di quarzo che io vi ho fatto anche già vedere, però è elettronico e questo è abbastanza grande da poter essere usato non solo sul viso, ma anche su alcune parti del corpo, come le braccia, le cosce, i polpacci, la pancia, insomma. Questo penso che prossimamente lo prenderò, ma ora ho preso questo qua, che è uno strumento per la pulizia profonda del viso con la ionoforesi, quindi questo aiuta a dissolvere lo strato cheratinizzato dei punti neri e poi a rimuovere in profondità e facilmente, agevolmente i punti neri, ma fa anche un massaggio alla pelle e aiuta anche la pelle ad assorbire le creme in modo più profondo. Quindi io ho preso questo, ve lo faccio vedere. E l'ho usato già appena mi è arrivato, cioè ieri sera, però non mi sono informata bene, non ho seguito dei tutorial, quindi dovrò approfondire. Devo dire che credo di aver capito qualcosa su come si usa. Questa è la sua confezione e questo è lo strumentino che si ricarica con un qualunque caricatore USB, che però non è in dotazione. Io pensavo che ci fosse, o forse è sotto. Ah no, c'è, scusate, dico sempre stupida, c'è in dotazione e dunque ha molte funzioni, cioè questo qui, vedete, qui ci sono le funzionalità, quindi è ion import, ion export che servono uno a pulire, uno a far assorbire le creme, EMS Care, UT Cleaning, massaggio e pulizia profonda. Quindi quattro funzionalità diverse, ci sono le istruzioni sul sito anche in italiano, qui si accende e questa è la forma, ve la faccio vedere, è praticamente una spatola per la pulizia profonda, qui emana questi ioni, voi lo appoggiate sul viso, lo fate scivolare e vi aiuta a rimuovere
i punti neri e poi si può fare anche il massaggio. Ovviamente va usato nel tempo e vi farò poi una review approfondita, magari più in là, quando mi sarò fatta un'idea. Ci sono poi i soliti profumi molto estivi in offerta, insomma tantissime, tantissime. C'è questa novità di Dream Therapy, io Dream Therapy me la sono fatta sfuggire, non l'avevo vista, che è l'essenza per dormire meglio, un'essenza anti-stress. Questo che siano delle gocce di oli essenziali da applicare sul collo prima di dormire, questa è una linea con la melatonina incapsulata. Insomma, io vorrei farvi vedere un pochino tutto. Ah, ecco, c'è il nuovo lancio di questo rossetto che io ho preso. Allora, vi faccio vedere. Si chiama... è questo qui, Kiss Proof, si può prendere a 4,99 euro più un mascara a scelta. Io ho fatto la combo, io ho preso un mascara in una tonalità molto molto vibrante e ho preso un colore bellissimo, 4,99 la combo di mascara e di rossetto. Il mascara che ho fatto, che ho preso io, è questo qua, color blu, molto molto, cioè questo blu waterproof. Il mascara non l'ho ancora provato ora, però insomma lo proverò. Il rossetto è quello che sto indossando io, che è il colore 40949 long lasting matte lipstick a prova di bacio, kiss proof. Oh, quando bacerò qualcuno ve lo dirò, per ora non c'è materia prima. Quindi questo è, vi devo dire che appena lo stendete è morbidissimo, scorrevolissimo, è un burro, un burro. Poi dopo un po' si asciuga. Il colore è molto bello perché è uno di quei colori un po' trasversali che secondo me sta bene sia alle more, alle bionde, a chi ha la carnagione chiara, a chi ha la carnagione olivastra. È un rosso non rosso che mi ricorda tanto un rossetto che avevo io di MAC, che poi ho perso, che si chiama On Hold. Me lo ricorda tantissimo. Comunque sulla performance vi dirò, io oggi devo uscire, metto la mascherina, vado a fare la seconda dose di vaccino e quindi vedremo se resiste. Vabbè, adesso vi faccio vedere velocemente le altre cose, ragazzi, perché altrimenti qua ci mettiamo 100.000 anni. Allora, che cosa ho preso? Novità di interessanti, ho preso questi due profumini, ora io l'ho aperti. Erano anche questi in offerta, venivano, mi pare, 4,99 euro o 6,99 euro, mi ricordo, pochissimo. Questi arrivano, io ora l'ho aperta e non la so rimettere, la scatola comunque una forma a caramella, molto carina la confezione. E io ho preso il Cocktail Story e il Tropic Story, sono entrambi due fruttati. Questo viola è molto fruttato con i frutti di bosco ed è molto piacevole, molto carino. Sono eau de toilette, questi sono formati piccolini, mi sembra che siano dei formati da 30 ml. E questo qui che è azzurro e arancio si chiama Cocktail Story, è quello che mi piace di più e che sto già mettendo parecchio, cioè l'ho praticamente consumato da ieri. Allora, la fragranza ha una cosa, una nota particolare, ora io le ho lette velocemente. Questo è creato da Pierre Bourdon e da un altro naso, anche abbastanza conosciuto, ma Pierre Bourdon è famosissimo ed è uno dei miei nasi preferiti. È un fruttato con mango, guava mi sembra, e comunque ha le note marine, quindi la dolcezza dei frutti tropicali è molto stemperata dalla nota salata, ha proprio una nota di acqua di mare, ecco, è buonissimo questo qui. La durata è una durata media, è un eau de toilette, 3-4 ore. Questo invece è molto più succoso, più acidulo, più anche dolce però per certi versi, è proprio frutti, sa proprio di frutti rossi, ma anche qui c'è un'esplosione di cocktail tropicale, ve ne parlerò meglio più avanti. Io le scatoline comunque le butterò perché mi ingombrano un po', anche se sono molto carine, un'ottima idea, regalo magari da regalare in combo. Allora, qua che c'è? Qua c'è il catalogo che vi faccio solo vedere della prossima campagna 11, che è anche questa piena piena di offerte.
Ah, non vi ho fatto vedere, scusate, io sono un po' così. Il regalo di benvenuto per chi si iscrive in questa campagna, al secondo ordine che farà riceverà questo set di bagnoschiuma, no, profumo donna e uomo felice, della linea Felice, che sono dei profumi molto molto agrumati. Dunque, poi ho preso delle strisce depilatorie della linea Delin, che mi piacciono molto perché le sto usando, le ho già consumate per la metà. Io che non facevo mai la ceretta, queste le ho usate, io praticamente uso l'epilatore, l'epiledi, però con queste devo dire anche che mi sto trovando bene, soprattutto per le braccia, ma le proverò anche sulle gambe. Cosa che su di me è abbastanza inutile perché dopo una settimana già ho i peli di nuovo lunghi, comunque vabbè, salva slip. Io che vi dico queste cose personali. Allora, ho voluto prendere una mousse detergente per il viso molto delicata della linea Renovage, che è una linea per la pelle un po' più matura. È una mousse delicata e purificante. Vi farò sapere per pulire il viso. Poi ho preso della linea Lancelot da uomo un Hair and Body Shower Gel da portare in vacanza per i maschi di casa, cioè un gel detergente capelli e corpo, vi dirò. Poi ho preso della linea Vitamania, questa linea mi fa tanta simpatia, Vitamania mi fai simpatia, due saponi per le mani ai frutti tropicali. Allora, questo lo conosco perché è Watermelon and Melon, cioè anguria e melone, e io ho l'acqua profumata che veramente sa di anguria e melone. Sono molto molto realistici i profumi. E poi questa che è Tangerine and Bergamot, che forse ho preso un bagnoschiuma che però non ho ancora utilizzato. Sono dei saponi per le mani. Poi ho preso il mascara, questo è il mascara della linea Glam Team Water Splash, cioè waterproof, che è blu. Ora lo apro un attimo perché tanto questo in vacanza lo userò. A me i mascara blu d'estate piacciono molto ed è proprio blu, ed è proprio blu. E poi vi dirò che effetto fa sugli occhi, se si vede sui miei. Poi questo mese io dovevo prendere i detersivi, mi sono assolutamente scordata, sono rimasta senza detersivi a casa, che li comprerò al supermercato. Vabbè. Ho preso la protezione 50 anche, quindi ora ho la 50, la 30 e la 20. Questa 50 però è per il viso. Quello che mi dispiace un po' è che non è un formato più grande, cioè io per carità la metto anche sul corpo, quindi questa si può mettere su collo, viso, collo, décolleté, spalle. E allora, una cosa particolare che non vi avevo detto delle protezioni Faberlic, che sono UVA, UVB e HEV. Oddio, non so se riuscite a vederlo, comunque fidatevi, c'è scritto qui, che sono questa ultima è la protezione dalla luce blu dei tablet, dei cellulari e dei PC. Quindi queste creme si dovrebbero utilizzare anche stando in casa, al chiuso, se state molto sui device, cosa che io faccio. E magari la proverò, perché quando sto in casa non metto la protezione solare, io non ci ho mai pensato, però non mi era mai capitato di trovare degli schermi solari che proteggessero anche dalle luci blu. Quindi mo ce l'ho e lo proverò. Allora, qua che c'è? Qui ci sono due tinte della linea Salon Care, e la 3 e la 5, che mi sceglierò, questa è sempre la mia preferita, per avere un colore un po' più realistico, diciamo un castano. E poi basta, ragazzi, sì, è finita, ho detto questa volta non ho preso tante cose perché mi sono dimenticata di prendere un sacco di roba per sbrigarmi a mandare l'ordine. Vabbè, video breve più conciso, le cose importanti ve l'ho detto, e questo era, diciamo, sostanzialmente il cavallo di battaglia di questa campagna. Magari vi farò un video, che dite se vi faccio un video su questo, però con un po' di pazienza, non so se durante le vacanze, dopo le vacanze, insomma, perché tra un po' andrò in ferie. Se vi volete iscrivere in Faberlic, acquistare in autonomia, avere il 20% di sconto, ma anche fare vendita diretta e anche fare network marketing, contattatemi, vi spiegherò tutto io, vi seguirò io. Ci sono tutti i link sotto, tutte le info, tutti i contatti con cui mi potete cercare. Ciao, un bacio e al prossimo video. Ciao!